Gran bel colpo, Jack! Col decoder che hai trovato, abbiamo decifrato il codice d'accesso alla fabbrica di armi delle guardie Crimsy. Ora possiamo entrare, ma ci servono i nostri uomini migliori. Oh cielo! Non oso chiedermi chi siano! Ci sono buone possibilità che nella fabbrica non producano solo botte alla morte. Io voglio sapere chi c'è dietro. Come producono tutti quei botte alla morte? Da dove vengono le materie prime e l'eco? Per me c'è qualcosa che non quadra. Quindi si va dritti nella tana del nemico. Sarà divertente. Sì, dimmi quando è che devo ridere. Tutti alle postazioni!
Ok, Jack, via libera! We'll be right back.
trovato alcuni amici che mi aiuteranno a conquistare questo misero pianeta. Stai parlando dei creatori oscuri? Sembra che il mio io digitale possa comunicare agevolmente con queste povere menti torturate. Oh, sono come me e te, Jack. Beh, come me più che altro. Vogliono una casa, degli amici, ovviamente. La distruzione di tutto il Loiteco! Si sono offerti volontari per aiutarmi a devastare questo miserabile pianeta. Ti attende una grossa sorpresa. I creatori oscuri non sono dei buoni alleati. Chiedi alle teste di metallo. Mi è stata data l'opportunità di avere un potere che neanche i Precursor potevano controllare. Non temere, non potrai vedere in cosa trasformerò questo mondo. Ci sarà una roccia, una massa di miseri detriti, o forse il nulla, il completo oblio. Che difficile scelta. Non ti permetterò di farlo. Ora sono superiore. Togliti per tempi! Jack, il cielo sta crollando!
Abbiamo preso tutti i robot che c'erano! Gli abbiamo rotto i transistor! Errol è scappato. Abbiamo distrutto la sua fabbrica di robot. Molto bene, ma il problema è sapere cosa sta facendo Errol. Temo che possa provare a risvegliare quella terribile nave oscura prima che riusciamo a distruggerla. Onin dice che i Precursor e i creatori oscuri hanno combattuto per la supremazia dall'inizio dei tempi. Non sarebbe la prima volta che un pianeta finisce in mano a quei mostri? Beh, non prenderanno questo pianeta. Siamo andati avanti troppo a lungo. Ora dobbiamo mettere fine a questa storia. La verità si trova nelle catacombe. Perciò devo andare lì. Aiutaci! Errol ha attaccato il Tempio dei Monaci. Vuole portar via i segreti che custodiamo sui creatori oscuri. Fai in fretta. Se trova quello che cerca, potrebbe essere la fine del mondo. Ci servono rinforzi!
presenti al mio cospetto prescelto e ancora una volta il tuo eroismo verrà giustamente premiato. Ricevi questo nuovo potere della luce che ti aiuterà a raggiungere nuovi luoghi. Sono posti che prima potevi soltanto sognare. Dovremmo affrontare orrori superiori ai nostri peggiori incubi. Non tutto è perduto. Ho nascosto a Erol l'artefatto più importante. Mi sbagliavo sul tuo conto. Tu hai l'equilibrio necessario per salvarci. Come monaci siete super bizzarri! Indossate abiti di gomma e avete la faccia pitturata! Però siete ok. Ora ho visto la verità e sono tranquillo. Ho ricevuto il dono di poter vedere il volto dei miei creatori. Grazie, piccolo mio. Non c'è di che. Dei movimenti nelle acque territoriali. Non è una tempesta, forse è qualcos'altro. Io penso che si tratti dei satelliti oscuri che abbiamo visto. Sei il miglior tiratore scelto, Jack. Hai l'occasione di saldare il debito che avevi con lui. Torna qui più in fretta che puoi. Thank you.
Ce l'hai fatta, Jack! Questa vittoria ci dà una nuova speranza. Sono tempi duri, ma quando ero il capo di Haven City, sembravano ancora più duri. Ora è diverso, perché sappiamo che il seme più piccolo può vivere fra le rocce. Come? Sei stato il capo di Haven City? Sono salito al trono durante la guerra con le teste di metallo. Il barone Praxis mi ha tradito e mi ha esiliato nel deserto. Il seguito lo conosci. Ad ogni modo, ecco qui il terzo e ultimo amuleto di guerra. Ora sei uno di noi. Questo oggetto è un segnalatore. Quando hai bisogno di noi, usalo per chiamarci e noi arriveremo. E da me, un dono di benvenuto. Si dice che questa antica armatura precursor sia stata indossata da Mar in persona. Io la custodivo per darla a mio figlio, ma è meglio che in questo momento difficile la indossi tu. Grazie, ma io non ho nulla per te. Ci hai dato speranza, Jack. Questo è un dono sufficiente. Benvenuto nel nostro clan. Thank you.
almeno questa parte della città sia salvata.